Benvenuti in questo breve tutorial su Explosive Lab, grazie per essere qua, sei il numero uno, dove vediamo appunto come creare, modificare, spostare e copiare directory file dentro un sistema Linux. Iniziamo. Iniziamo con il comando print working directory, che ci mostra la directory in cui siamo. Utilizziamo cd due punti per andare indietro di una directory. E ora vogliamo cancellare la directory Mission Mars. Come facciamo? Utilizzando il comando remove force repeat Mission Mars. LS per mostrare le cartelle, vediamo che è stata cancellata e direi che ci siamo. Adesso vogliamo creare una cartella. Come facciamo? Vogliamo ricreare la cartella che abbiamo appena cancellato attraverso il comando make dir nome directory. Se ora do invio, creiamo una cartella e se separiamo da uno spazio le varie cartelle, possiamo creare più cartelle contemporaneamente. Per adesso ne creiamo solo una. Perfetto. LS sempre per vedere se l'ha creata, ovviamente 1 più 1 fa sempre 2 in questo mondo, e quindi l'ha creata. CD e ci ficchiamo dentro. Ora cosa facciamo? LS per vedere se ci sono cartelle, ma ovviamente non ci sono. E quindi ora vogliamo creare 3 cartelle. Robot, gente e pianeti. LS e vediamo che abbiamo creato 3 cartelle. Ora cosa facciamo? Ne vogliamo rimuovere una. Quindi remove robot e vediamo che è stata rimossa. Remove dir si può usare solamente quando una cartella è vuota. Velocemente chiudiamo con la creazione dei file, quindi entriamo dentro la cartella pianeti e attraverso il comando touch possiamo creare dei vari file, ad esempio marte.html, giove.js, ls, vediamo che abbiamo creato i file. Torniamo indietro di una posizione e utilizziamo il comando tree, che permette di vedere visualmente all'interno della nostra directory i vari file e le varie directory, molto comodo. Ora non so se faccio in tempo, ma per spostare le directory si utilizza il comando move, per spostare anche i file, ad esempio se vogliamo spostare gente dentro pianeti, si fa così, e il comando cp per copiare. Grazie.